Buongiorno amici lontani e vicini, abbiamo in diretta telefonica da Messina il dottor Manlio Magistri, che è il commissario dell'ASP 5. E allora, dottore Magistri, per quanto riguarda questa benedetta sanità delle Eolie, come si sta muovendo? Perché purtroppo c'è molto malessere da queste parti. Anche già una precedente esperienza come direttore sanitario di questa azienda. Trovavamo anche a Lipari, avevamo attivato la cardiologia. Sicuramente è molto attenzionata, ma abbiamo tra l'altro un rapporto molto diretto anche con i medici, il dottor Paino. In questo momento abbiamo una realtà chirurgica che funziona, io non sono autorizzato a fare anticipazioni, ma penso che anche il problema dell'ostetricia avrà un'evoluzione favorevole. Quindi si ritornerà, ecco, lo possiamo anticipare, anche se già qualche segnale è arrivato pure dalla regione, da parte del presidente Crocetta, da parte anche dell'assessore Borsellino. Ecco, possiamo dirlo che si ritornerà a partorire alle Eolie? Penso proprio di sì. Ma che tempi vi date? I tempi è un'azione di concerto anche con il Ministero della Salute. Lo speriamo di farcela prima dell'estate. Ecco, per quanto riguarda il potenziamento della struttura, nuovi specialisti, nuove apparecchiature, perché spesso per esempio c'è anche il problema della TAC che non funziona. Cosa ci può dire? La TAC, diciamo che questa prima dell'estate era sostituita. Quindi ne arriverà una nuova? Ne arriva una nuova. Molto bene, questa è... Io calcolo all'arco di 2 mesi sarà installato. Bene, e per quanto riguarda invece il centro di riabilitazione di Canneto, questo potenziamento del personale, degli specialisti ci potrà essere, visto che purtroppo il problema dei disabili aumenta? Dico, su questo stiamo organizzando tutto il settore della riabilitazione. Per cui è cascata anche Lipari, no? Il problema è che purtroppo in questo momento i vincoli che ci impongono sulle assunzioni sono tali che noi possiamo andare solo personale incaricato, e chiaramente questo è un dato negativo avere personale incaricato, no? Per i professionisti. Dico, ma perché personale a tempo indeterminato possa attualmente elaborare programmi più concreti. In compenso c'è la buona notizia dell'avvocatura dell'ASP, che funziona bene, insomma. Abbiamo avuto questo dato interessante. Sta dando grossi risultati. Infatti, abbiamo visto nella nota che abbiamo avuto. Va bene, dottore Magistri, noi intanto la ringraziamo, ne approfitti per fare gli auguri di buona Pasqua alla comunità delle Eolie, e non solo, perché il nostro giornale online arriva in tutto il mondo, anche in Australia, dove vi sono ben 40.000 eoliani. Allora, auguri a tutta la comunità eoliana, in modo particolare alle persone che hanno bisogno, che per me sono cittadini utenti di questa ASP. Io credo molto nel concetto dell'equità delle cure. Allora è giusto che qualsiasi malato comunque sia abbia l'assistenza sanitaria che gli tocca. Bene, grazie, buona giornata e auguri anche a lei. Arrivederci. Auguri.